Buongiorno a tutti, io vi do il benvenuto a nome dell'ANPI Valle d'Aosta che con l'istituzione scolastica Emile Lexer e in collaborazione con l'assessorato regionale all'istruzione e cultura e l'istituto storico della resistenza ha ideato questa manifestazione in memoria e onore di Emile Lexer, il partigiano Milò ucciso dai fascisti il 23 aprile 1944 a Châtillon. I ragazzi dell'istituzione scolastica che dall'autunno scorso è stata intitolata a Emile Lexer, con letture, musica e canti, rievocheranno momenti della lotta di liberazione in Valle d'Aosta, a cui ha contribuito il partigiano Milò fino al sacrificio estremo della vita. Ascolterete perciò, dopo i saluti della dirigente dell'istituzione scolastica Marina Pompameo, l'inno alla gioia interpretato dai ragazzi delle classi seconde e indirizzo musicale. I ragazzi delle classi terze vi leggeranno parti della biografia di Emile Lexer tratte dal libro di Elio Ricaran, Il partigiano Milò, diario di una banda. Un'alunna poi delle classi seconde ci leggerà la lettera che Francesco Rappello, il nipote di Emile Lexer, inviò alla scuola in occasione della sua intitolazione. Brani del diario della banda di Lexer saranno interpretati dai ragazzi delle classi terze e dopo la complaint di partigiano eseguita da Roberto Contardo e i ragazzi delle classi seconde prenderanno la parola alcuni partigiani, ex partigiani che sono presenti e concluderà la manifestazione Bella Ciao, l'inno ufficiale della resistenza, dopo un'ultima lettura tratta dal libro sempre di Elio Ricaran. Adesso quindi i ragazzi delle classi seconde con l'inno alla gioia. No, prima, scusate, prima i saluti della dirigente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non ruberò molto tempo perché ci sono gli artisti che sicuramente insomma vi delizieranno con le loro con note, parole. E volevo solo dire che è bello trovarsi di nuovo insieme in questo incontro fra generazioni. Qua sono veramente rappresentate tutte le generazioni ed è una bellissima occasione per noi ritrovarci di nuovo insieme dopo l'anno scorso, dopo questo momento magico che abbiamo vissuto dell'intitolazione della nostra scuola Emile Lexer. Quindi chiaramente questa giornata è dedicata a lui, ma volevo sottolineare che è dedicata anche a coloro che hanno vissuto e lottato per la giustizia, per la libertà, per la pace, che hanno magari in quegli anni hanno avuto un destino così triste come quello di Emile Lexer, ma credo che abbiano dovuto affrontare grandi fatiche negli anni successivi, dove la società è evoluta velocissimamente e dove a volte hanno dovuto fare dei compromessi, vedere i loro ideali poi scontrarsi con la realtà, e quindi credo che questo non sia stato meno faticoso e li ringrazio per questo, perché ci hanno veramente lasciato un regalo e i ragazzi di oggi hanno ancora bisogno di voi. Grazie mille e buona visione, buon ascolto. Arrivederci. Bene, adesso c'è davvero l'inno alla gioia interpretato dalle classi seconde dell'indirizzo musicale. Thank you.
adesso i ragazzi delle classi terze si presenteranno per la lettura della biografia di Lexer, quella di cui vi dicevo, tratta dal libro Il partigiano Milò. Particolare affetto per Emilia.
Genève, dans les années 30, sa connaissance la misère, le chômage, l'angoisse, de la survie, jour après jour. La situazione tra borghesia e classe operaria è in questi anni marcata e lo scontro sociale e politico è avvenuto. Nel 1932, Fleischer partecipa alla manifestazione antifascista di Ginevra, promossa dal Partito Socialista Ginevino, dal Partito Comunista Ginevino e dalle organizzazioni sindacali. Inizio degli anni 30 rappresenta per lui un periodo di attivo impegno in campo sindacale e politico, accompagnato da uno studio appassionato del marxismo e dei teorici socialisti e comunisti. L'impegno di lotta e di studio a cui giungeva avendo subito personalmente le drammatiche situazioni determinate dalla disoccupazione e avendo constatato la precarietà delle condizioni lavorative per gli stessi occupati. L'esperienza di questi anni lo ha dato un segno indelebile nella personalità di Fleischer, orientando la sua scelta di impegno a fianco del primo delegato, che, con le sue varie vicissitudini, non abbandonerà mai. Nel 1933, il 22enne Fleischer, mentre San Bucci Fix, come lo descrive nei rapporti di polizia, conosce un grande manager San Bucci Fix, Anna Luschiger. Ne nasce un breve periodo di convivenza, interrotto da una denuncia. Accusati di avere a Losanna nel settembre del 1933, su Freu, Oliver, una cosa che sapeva le volle erano partenire, e precisamente un capotto e una pellicola. Vengono arrestati ed imprigionati. Il tribunale di polizia di Losanna, nel marzo del 1934, condanna Alexei a 3 mesi di prigione. In seguito a questa vicenda, è durante la comunità, Alexei verrà espulso dalla modo la polizia svedica si libererà di militante di sinistra già più volte segnalate e detenute. Terminato il servizio militare obbligatorio e trascorso un breve periodo ad Aosta presso lo zio, Dexer nella notte fra il 29 e il 30 luglio 1938 espatria clandestinamente attraverso il Golfo nel tentativo di ritornare dalla madre che non vedeva da 4 anni. I gendarmi svizzeri però lo ritracciano e constatato che era sul visto in 220 e che era stato espulso dalla Svizzera nel 1934, lo consegnano ai carabinieri del posto di controllo del Nazar Bernardo. Dexer viene quindi portato da Osta, legato e ammanicato e messo a disposizione del pretore. Scarcerato verrà processato e condannato a 3 mesi di arresto e 2.000 lire di ammenda. Costretto a rimanere ad Osta e sorvegliato dall'autorità di polizia. Dexer trova lavoro come gattino presso la ditta Papani, dove facendo i lavori alla maternità. Ed è proprio alla maternità che conosce una giovane infermiera, Ida Summa. Dexer se ne innamora e decide di sposarla, nonostante l'opposizione del fratello della giovane abruzzese. Dopo tante vicissitudini, i primi mesi del 1940 rappresentano per Dexer un periodo finalmente favorevole. Usufruisce nel febbraio dell'amnistia concessa in occasione della nascita di Maria Beatrice di Savoia. Il 1 marzo inizia a lavorare alla CONI. Il 13 aprile si sposa con Ida Summa. Alla CONI, Dexer, assunto come impiegato ma con un salario da operaio, si trova in un ambiente congeniale per riprendere con vigore il suo impegno politico. Egli inizia subito a tessere quelle reti di collegamento e di amicizie che gli permetteranno nel corso del 1942 di assumere alcune iniziative antifasciste e di organizzare i gruppi di studio del marxismo e delle teorie del comunismo. Parallelamente all'attività di studio e di formazione ideologica rivolta ai giovani, l'Exert organizza un gruppo di propaganda antifascista. Entra in rappresentanza del Partito Comunista Italiano nell'organizzazione regionale clandestina Giovane Valle d'Aosta. Dopo l'armistizio, Dexer fu tra i primi valdostani a raggiungere le montagne, costituendovi un piccolo gruppo che, tra l'inverno del 1943 e la primavera del 1944, condusse a termine importanti azioni di guerriglia e di sabotaggio. Il membro di quel gruppo, che si era anche impegnato molto per l'esercito avrebbe poi assunto il comando delle formazioni fasciste, che sarebbero diventate sempre più numerose e disputate per la Gli studiosi della Resistenza definiscono Dexer un grande organizzatore, che accompagnò l'azione politica di Émile Chanoux
consentendo la realizzazione in Valle d'Aosta dell'unità tra operai e intellettuali, tra comunisti e cattolici. La comunanza di intenti tra l'operaio comunista e l'intellettuale autonomista è stata tale che spesso i loro nomi sono citati insieme, non solo perché Chanoux e Lexer sono caduti a pochi giorni l'uno dall'altro. Di finire dell'aprile del 1944, l'operaio della Coni stava studiando una condotta di una centrale elettrica per sabotarlo, quando fu sorpreso dai fascisti. Era in compagnia di un partigiano sedicente, Mario Minuto. Il ragazzo riuscì a salvarsi, Lexer cadde presso la centrale, colpito a morte. Da quel giorno la sua formazione partigiana di Stanza Feliz assunse il nome di 183esima Brigata Garibaldi Émile Lexer. I suoi occhi si chiudevan per sempre, un lungo treno partiva quella sera, carico di tutta quella gente, figli della sua terra, mandati in galera, ammassati su carri bestiame, schiacciati su paglia e letame, come lui sul finire di quel giorno iniziavano un viaggio senza ritorno. Crescono le foglie e il cielo è blu, la speranza del domani e la gioventù. Aprile piange chi non c'è più. Il pensiero di quel primo istante è il sorriso della sua bambina, il rinchiuso di una mano tremante, il sangue in terra di quella valle contadina, la rabbia e il dolore della notte, la mamma si fermò per un momento, impedita da piangere sulle spoglie di un uomo la cui storia era già nel tempo. Adesso l'alunno Gal Davide della classe seconda vi leggerà la lettera del nipote di Lexer, Francesco Rampello. Vi ricordavo, questa lettera è stata inviata dal nipote di Lexer in occasione dell'intitolazione dell'istituzione scolastica a Émile Lexer. Buongiorno a tutti.
Innanzitutto vorrei scusarmi con voi per non aver potuto presenziare. Gli impegni di lavoro non mi hanno consentito di dimostrarvi quanto personalmente io sia felice e orgoglioso di questa intitolazione a mio nonno. Credo fortemente che una scuola che porti il suo nome sia un riconoscimento ineguagliabile quanto a forza e importanza. E spero vivamente che l'impegno che profonderete nello studio vi porti a raggiungere i vostri sogni e che il nome di mio nonno vi possa in qualche modo spronare o aiutare nelle difficoltà dello studio. Sarebbe questo di certo il dono più grande per lui e per la mia famiglia. Mi sono ripromesso che sarei stato breve, pertanto cercherò di limare la mia naturale predisposizione alla prolissità. Devo dire che in casa l'argomento del nonno e della guerra non è mai stato molto protagonista, forse per il tanto tempo trascorso o per il dolore, ma è del tutto scomparso. Mia madre era troppo piccola per aver ricordi ben definiti e mia nonna era troppo riservata per parlarne con piacere. Più che altro, nei rari momenti in cui le chiacchiere partevano in quella direzione, aleggiava la presenza di un uomo il cui carisma imponeva a tutti di rispettare le regole dell'onestà, della lealtà e del rispetto. Voci di famiglia raccontano anche di un notevole senso dell'umorismo, dimostrato da una certa tendenza alla battuta da parte di mia madre e mia. Anche se in questo scritto ritengo di stare più alla retorica che alla simpatia. C'è però un episodio che mi riguarda direttamente e vorrei brevemente raccontarvi. Mia nonna, nei primi anni '80 c'è stata una cerimonia per il trasferimento del nonno da Aosta a Parma, dove mia nonna aveva seguito i miei genitori. Ero piccolo e non ricordo l'anno preciso o i nomi e le facce delle persone presenti. Ricordo che vi erano alcune autorità e soprattutto alcuni compagni di mio nonno. In particolare, uno di questi, durante la cerimonia, venne da me e mi disse testuali parole: «Io con tuo nonno in montagna, se diventerai un uomo che varrà la metà di lui, sarai già un uomo eccezionale. Fai in modo che sia fiero di te». Ovviamente non ho idea, e non spetterebbe comunque a me giudicare, se il risultato sia stato raggiunto o meno, e in fondo per questo scritto non ha molta rilevanza. La cosa importante è stato l'effetto che questa frase ha avuto su di me. Vi posso assicurare che il tono e la sicurezza con cui questa frase mi è stata detta ha influenzato moltissimo il mio modo di vedere le cose. A volte non è stato facile raffrontarsi con una personalità simile, dei valori così radicati. Altre volte mi ha aiutato a prendere delle decisioni difficili e mi sono comportato come probabilmente avrebbe fatto lui, cioè fare ciò che ritengo giusto pensando alla mia testa, a prescindere dal prezzo che avrei dovuto pagare. Bene, credo che sia ora di smettere di annoiarvi. Permettetemi di abbracciarvi simbolicamente tutti. Spero che voi possiate essere orgogliosi di frequentare questo istituto, quanto lo sono io di essere suo nipote. Francesco Rampello. E dopo questa bellissima e significativa lettera, i ragazzi delle classi terze vi leggeranno brani tratti dal diario di Milò. Col microfono. Dal diario della banda Lexer, tratto dal partigiano Milò, diario di una banda, di Elio Ricaran. Il diario descrive gli avvenimenti che si verificarono all'interno ed attorno al gruppo di ribelli organizzati da Emile Lexer, Milò, nella valle e nei villaggi presso Fenis. Comincia il 1 gennaio 1944 e si interrompe il 23 aprile per la morte di Milò. Riprende il 5 maggio, ma si interrompe definitivamente dopo 10 giorni.
non essendo stata superata la crisi determinata dalla morte di Lexer ed essendo ormai quasi alla vigilia di un altro duro colpo inflitto al movimento partigiano valdostano con la morte il 18 maggio di Émile Chanoux. Il diario della banda Lexer dicono sia un documento storico eccezionale, anzitutto perché descrive le vicende di una banda partigiana, cogliendole nel suo momento più difficile, e cioè quello della sua formazione. Siamo nel difficile inverno 1943-44 e non è ancora esplosa la fioritura dei gruppi partigiani. Ora il problema è difendersi dal freddo, dalla fame, procurarsi le armi, imparare a convivere ed organizzarsi autonomamente, attuare le prime azioni nei confronti del nemico. Sabato, 1 gennaio 1944, l'anno nuovo è cominciato. Con l'arrivo di Milhoy, il gruppo è al completo. Questi precisa perché la situazione generale è da il tono alla nostra azione futura, che dovrà essere tipicamente sabotatrice sulla linea delle correnti elettriche fino alla centrale idroelettrica di Kovalu. Pomeriggio, Milhoy e altri due uomini vanno in curazione alla Svelva. Al ritorno, questa viene confermata come nuova località di residenza alla banda, soddisfazione generale. Domenica 2 gennaio, primo e secondo viaggio alla Svelva. Carico, munizioni, mitra, mitragliatrice greca. Scopo, pulizia e preparazione per un tavolo di 12 persone. Nei prossimi giorni continueremo il trasporto dei materiali e la sistemazione dei locali. Prepareremo la provvista di legna da ardere e per la costruzione dei letti. Monteremo una stufa, allestiremo una cucina. Domenica 9 gennaio. Questa sarà la quinta notte alla Svelva ormai allestita. Milhoy viaggia ogni giorno per i sopralluoghi, per il riconoscimento delle postazioni e per l'organizzazione generale. Oggi è a Chambal ad organizzare un gruppo. Pomeriggio un po' di musica, pulizia e bucato. I partenti ritornano alle 10. Sabato 15 gennaio. Dopo le discussioni sulla divisione della cassa comune, molti nervosismi. Bisogna portare la questione alla presenza di Milhoy. Quando rientrerà? Oggi lavoro nullo. Propositi di due uomini di allontanamento dal gruppo. Sono questi i momenti deleteri per la vita di gruppo, quando si formano antagonismi e simpatie personali. La sera alcuni partono per una veglia nelle case per bere e chiacchierare. Casi di indisciplina. Lunedì 17 gennaio. La presenza di Milhoy in seno al gruppo si fa sempre più necessaria. In attesa del suo arrivo bisogna mantenere la calma. La vita fianco a fianco è difficile. Fatti esperimenti sugli esplosivi da sottoporre a Milhoy al suo rientro. Mercoledì 19 gennaio, alle 10.30 arriva Milhoy, richiamato da uno dei nostri per l'importanza della sua presenza tra noi. Ha rinunciato ad un appuntamento con Marangoni per salire dalla sua banda. Una volta pranzato, seduta generale, Milhoy risolve il forte dissidio tra due uomini, sacrificandone uno e accettandone i motivi familiari che accampa per allontanarsi. L'uomo dichiara di restare comunque a disposizione del gruppo presso il quale tornerebbe ogni domenica. Si affronta anche la situazione finanziaria. Milhoy è per un ritorno alla povertà, o meglio alla cassa comune, senza divisioni in sussidi personali e differenziati. La comunità deve essere assolutamente rispettata e il gruppo deve essere unito. Milhoy si assume tutte le responsabilità, si impegna a non far mancare i rifornimenti dei viveri ed anche a soddisfare nel limite del possibile i piccoli vizi. Deve tornare ad Aosta e la seduta è inviata al suo ritorno. Sabato 12 febbraio, si attende l'arrivo della signora Milhoy. Essa funge da collegamento tra noi e il comitato di Aosta. Al suo arrivo porta notizie e calze, 6 paia. Il comitato di Aosta si occupa poco della nostra situazione, nei riguardi dei viveri e dei vestiari. Domenica 20 febbraio, giornata di riposo. Entra in funzione la nuova lavanderia per il bucato e la pulizia personale. Serve anche per il lavoro da calzolaio. Si è dichiarata la guerra ai pidocchi che in questi ultimi giorni avevano fatto un primo tentativo in forze per entrare in possesso della Svelva.
eseguita un'attenta esplorazione della biancheria. Tanti pidocchi trovati, tanti morti. Tanti trovati, tanti morti. Lunedì 21 febbraio. Questo è scritto da Milò. È stato commesso un grande atto di indisciplina nella banda. Per incarico mio, un uomo doveva andare a prelevare del materiale necessario per l'esecuzione di un atto di sabotaggio. L'uomo aveva dato assicurazione che il materiale sarebbe stato pronto in giornata. Invece, egli tornò in sede dopo due giorni senza saper dare giustificazione della propria assenza. Rimproverandolo, commetterei un'ingiustizia nei suoi confronti rispetto ad altri elementi del gruppo caduti anch'essi in simili errori. Ma tale situazione non può durare. È assurdo mantenere in piedi un gruppo di ribelli su un piedistallo di dissensi e di inefficienza cronica, nell'adempimento dei doveri più elementari. Probabilmente gran parte di colpa è mia, perché ho voluto sperimentare il sistema dell'autodisciplina anziché quello della disciplina che deriva dall'autorità. Ho preso una decisione e ne informo il gruppo. Abbandono il metodo dell'autodisciplina e applico quello della disciplina. Assumo tutte le responsabilità di fronte ai vari comitati che reggono sia politicamente che finanziariamente il gruppo, nonché quelle di fronte al gruppo stesso e alla mia coscienza. Non dichiaro fallito il primo esperimento. Esso potrà riferire più bello e perenne, ma constato l'insufficienza di maturità morale e politica dei componenti del gruppo per accettare spontaneamente e in collaborazione con il capogruppo tutte le responsabilità derivanti dalla nostra posizione di fuorilegge. Il nostro gruppo ha una sua caratteristica particolare, nobile in sé, che bisogna salvare ad ogni costo. Noi formiamo la spina dorsale del movimento antifascista e antitedesco della Valle d'Aosta, nonostante la nostra inattività bellica. Ora una chiarificazione si impone e io prendo posizione. Sono nervoso pure io ed è sotto l'impulso dei nervi che si commettono le peggiori manchevolezze, che io però debbo evitare e far evitare. Con calma, mi raccomando, giudicate la mia decisione. Tale decisione è accolta da un gran silenzio. La norma dell'autodisciplina è la più bella norma di vita che si possa adottare. Essa, ove sia compresa e assimilata, dimostra un grado di maturità di carattere che onora noi stessi. Milò decide poi, alla fine, di tentare ancora una volta. Domenica 5 marzo, scritto da Milò. Partenza alle 20:30. Arriviamo sul luogo dell'azione dopo una marcia di 3 ore attraverso strade, boschi e prati. La luna risplende a giorno. Le nostre sagome si profilano in fila indiana lungo la Dora. L'armamento è completo. Mitraglia Breda, 500 colpi, fucili, bombe, pistole. La nostra vittima sono alcuni pali della corrente elettrica e poi quello di una diga che regola l'entrata dell'acqua nel canale che alimenta la centrale di Mongiovè. Siamo 6 uomini. Il lavoro è spinto con grande celerità e sicurezza nei gesti. Una volta terminato e accese le micce, ordino il rientro. Attraversiamo i prati e ci portiamo su una piccola altura a goderci lo spettacolo. Il tempo sembra lungo, ma ad un tratto il cielo è squarciato da un chiarore, seguito da un chiarore rosso, no, da un grosso chiarore e poi un secondo chiarore, che si prolunga a forma di serpente, violaceo e rosso. Ci ripariamo e fumiamo una sigaretta racimolata presso i conoscenti. Partiamo e ci avviciniamo alla seconda vittima, un altro palo. Il rito è quasi romantico. Ci lasciamo attrarre dal suo fascino per compensare lo spirito e lo stomaco. Domenica 23 aprile. La notte scorsa, alle 3, Milò e Mario sono partiti per l'azione di Covalù. Oggi, alle 23, Milò non è ancora tornato. Improvvisamente arrivano invece Luis Primo e Donato, attesi solo per domani mattina. Portano una notizia che piomba il gruppo in un'angoscia terribile. Un ragazzo ha visto una salma circondata da militi, quella di Milò.
Le notizie dicono che due persone attraversanti la strada sarebbero state riconosciute da una macchina seguita da quattro camion pieni di mitrili armati di mitra. All'imposizione di fermarsi, essi si sarebbero dati alla fuga. Uno sarebbe stato colpito da una raffica, dell'altro nulla si sa. Il cadavere è stato spogliato delle scarpe, dell'anello e dell'orologio. Il viso era irriconoscibile, distrutto dalla raffica del mitra. Altri colpiti, una bambina e un giovane che usciva di casa e nulla sapeva del fatto. L'applauso per i ragazzi, naturalmente. Adesso Roberto Contardo e i ragazzi delle classi seconde vi presentano la complainte di Partizan. Thank you.
Adesso un intervento della vicepresidente dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta, la professoressa Carla Pramotton. Buongiorno a tutti. Nel porgervi i saluti del presidente senatore Giugiani e del nipote Francesco Rampello di Lexer, che non hanno potuto essere qui presenti, voglio soltanto dimostrare il piacere dell'Istituto Storico della Resistenza, che da sempre si prodiga per il ricordo e la memoria di tutti coloro che hanno combattuto per delle idee quando ce n'erano il momento, il bisogno, e è con estremo piacere che noi siamo presenti in queste iniziative e con estremo piacere abbiamo il sentore che questi giovani in un futuro prossimo portino sempre nel loro cuore, nella loro mente, il ricordo di coloro che hanno combattuto per degli ideali. Per cui io ringrazio veramente tutti coloro che hanno messo in piedi questa iniziativa e ringrazio i ragazzi che con grande impegno hanno voluto essere qui presenti e spero in futuro lo siano ancora. Portate sempre avanti i vostri ideali e le vostre idee. Buongiorno. Adesso questi due ragazzi ci leggeranno sempre dal diario di Milò un'epigrafe. Milò non fece a tempo a vedere i frutti del suo impegno, perché morì proprio nel momento in cui il movimento partigiano stava per uscire dalla travagliata fase iniziale e conoscere il grande sviluppo primaverile. La resistenza valdostana, proprio nel momento in cui il movimento partigiano stava registrando un'improvvisa crescita, perse due uomini fondamentali per la storia della Valle d'Aosta. Si chiamavano Emile entrambi. Uno era Chanu, l'altro era Lexer. Qualcuno ha scritto la sua epigrafe, quella di Lexer intendo. È un anonimo, questo è ciò che ha scritto, ve lo leggo. Emilio Lexer, morto il 23 aprile 1944. Amò con tanta generosità il popolo e per il popolo consacrò la sua vita. Forse era troppo puro il suo ideale, qua, sulla terra, dove gli ideali si deturpano. Visse il simbolo di Mosè, dall'alto della montagna vide la terra promessa, ma non vi entrò. Bene, adesso a conclusione, Bella Ciao, che vi preghiamo di cantare insieme ai ragazzi. Una mattina mi sono svegliato, oi bella, oi bella ciao. Sono svegliato ed ho trovato l'invaso. O partigiano, portami via. Oi bella, oi bella ciao. O partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, da partigiano. Oh,
facciamo. Bene, con questo concludiamo questa manifestazione. Io volevo chiedere agli ex partigiani qui presenti se volessero fare una fotografia insieme ai ragazzi in modo che rimanga alla scuola come ricordo e eventualmente anche una foto con le persone che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti gli insegnanti dell'indirizzo musicale, Chiara Massacesi, Michele Vincitorio, Sandra Balducci, Riccardo Diemo, Maria Valdengore Petris, Chiara Manavella, Federico Marchetti, Salvatore Livecchi e gli insegnanti di italiano, Bobbio Emanuela, Patacchini Gabriella e Chiara Sicchieri. Il musicista Roberto Contardo. Andrea D'Amarco e il Replicante Teatro e tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all'organizzazione di questa manifestazione. Un grazie naturalmente ai ragazzi. Ciao.